Sono Davide Brugnati, presidente dell'Avis Provinciale di Ferrara, che sta avviando il secondo mandato della propria esperienza associativa. Mi occupo anche dell'area formazione e dell'area raccolta, area formazione che ha l'obiettivo di formare ovviamente i componenti dell'esecutivo del Consiglio e tutti i nuovi dirigenti che sono entrati nelle nostre Avis comunali. Sono tanti, ben 8 presidenti nuovi e tanti consiglieri nuovi. Cosa ci proponiamo in questi 4 anni? Ci proponiamo di mantenere quello che il sistema sanitario regionale ci chiede, cioè il numero di unità di sangue e unità di plasma che vengono richieste per rispondere ai bisogni dei malati. Cosa facciamo in questo momento? Presentiamo i componenti dell'esecutivo. Componente dell'esecutivo dell'Avis provinciale, che è composto da nuovi ingressi e persone che invece hanno maturato un'esperienza associativa consistente e che stanno dando il loro contributo alla crescita della nostra associazione. Oggi presentiamo 2 componenti dell'esecutivo in maniera che voi possiate comprendere chi sono, cosa fanno e che cosa si propongono in questi 4 anni. Oggi conosciamo Giampaolo Barigozzi, responsabile dei rapporti con le Avis comunali. Sono Barigozzi Giampaolo, sono presidente dell'Avis comunale di Berra dal 1995. Sono entrato in Avis come donatore 45 anni fa e ho fatto 165 donazioni. Ora non dono più anche per l'età. E però mi dedico al volontariato sempre e anche adesso all'Avis provinciale. Sono già stato nell'esecutivo dell'Avis provinciale con altre mansioni, adesso la mansione è cambiata. Il mio sarà un supporto alle Avis comunali e aiutarle in qualsiasi loro necessità, sia in eventi, sia in informatica. L'obiettivo nostro di quest'area è di essere di supporto alle Avis comunali. Quando un'Avis comunale ha bisogno di qualche cosa, noi siamo pronti ad intervenire, sia col volontariato, sia anche solo, diciamo così, per spiegare certe cose, come funzionano, cosa si deve fare e soprattutto anche quando fanno delle manifestazioni, essere di supporto in modo che se un'Avis comunale non è, diciamo così, è abbastanza numerosa, sicuramente ha i propri volontari. Se invece un'Avis comunale è un numero, non è molto grande, sicuramente ha bisogno che l'Avis provinciale supporti a portare a termine il progetto che hanno.